stavano, oggi siamo andati direttamente sugli imprenditori. L'indagine risale a settembre, perché era in programma di fare l'assemblea a novembre, assemblea che non abbiamo fatto perché abbiamo devoluto tutti i soldi, quello che avevamo messo a base per l'assemblea per le zone terremotate, e che stiamo continuando a portare avanti anche con i nostri imprenditori che fanno delle donazioni sul conto corrente, e poi devolveremo tutto a fine giugno, cioè il termine scadenza è giugno, mi sembra. No, il conto corrente è per il giorno febbraio, poi dopo avremo tutto, quindi. Quindi veniamo alla figura dell'imprenditore, poi il professor Marini vi darà un'analisi puntuale e precisa di quello che emerge da questa analisi, e sarà ancora più preciso domani ovviamente all'assemblea, perché poi entreremo nel dettaglio. I dati che vengono fuori da questa analisi di circa 600 imprenditori, non solo associati a Confindustria, alle Confindustria, quindi proprio 600 imprenditori del territorio, non è molto confortante perché in gergo si dice la vedono grigia, e non è molto confortante perché il nostro imprenditore si sente solo, non si sente appoggiato dalle istituzioni, non si sente appoggiato dalla politica, cioè neanche, forse appoggiato a un termine sbagliato, non vede nella politica, nel sistema paese qualche cosa su cui appoggiarsi per poter poi far fronte ad altre cose. In ogni caso è un imprenditore marchigiano, quindi è tecnicamente un coriaceo e quindi non molla, no? E continua ad avere molto a cuore quello che è l'immagine che riesce a dare di se stesso sul territorio, e continua ad avere molto a cuore al tempo stesso il territorio, che crediamo sia anche uno dei motivi per cui, a fronte di questa crisi, se la vogliamo continuare a chiamare crisi, a questo nuovo modo di fare impresa che dura dal 2007-2008, il nostro territorio, il nostro tessuto sociale ha tenuto abbastanza bene, perché comunque l'imprenditore è stato uno che diciamo che ha messo mano al portafoglio e ha cercato di risolvere tutta una serie di problematiche. L'altro dato che emerge, ma questo tra virgolette già lo sapevamo, è la difficoltà delle nostre imprese, dei 600, al mercato estero. Perché? Perché siamo un territorio prevalentemente di contoterzisti, e quindi chi fa contoterzismo fa difficoltà ad andare fuori, perché porta un pezzo e non un prodotto, ma soprattutto perché fare quella che viene definita internazionalizzazione costa, e visto e considerato che veniamo ormai da circa 10 anni di calo di utili, di calo di lavoro, affrontare dei costi in questo momento risulta particolarmente difficile e complicato. Riescono meglio quelle aziende che sono associate a Confindustria, forse perché dimensionalmente sono più grandi, ma anche perché le aziende associate a Confindustria, forse l'imprenditore ha una visione strategica un po' superiore agli altri, e quindi vedono la possibilità di mettersi in rete e di affrontare mercati insieme piuttosto che da soli. Faccio un ultimo punto, che è la cosa di cui più prevalentemente mi dispiaccio, che da questa analisi emerge che i nostri imprenditori non sono molto propensi a cedere l'azienda, cioè ma cedere non in senso assoluto, all'entrata di capitalisti fuori dalla famiglia, insomma, e soprattutto anche alla managerializzazione, cioè qui vige il concetto che l'azienda è mia e me la tengo io. È il famoso terzo braccio dell'imprenditore, l'ha creata, è più di un figlio. E questo ovviamente risulta essere un limite forte per la crescita delle nostre imprese. Io qui mi fermo perché non credo di aver altro da aggiungere, lascio la parola al professor Marini, ovviamente poi